Oggi parliamo del più eccentrico dei matematici, il più pazzo di tutti, Paul Erdős. Paul Erdős è un matematico ungherese, classe 1913. Lui ha fatto una vita totalmente nomade, girava con una valigia e bussava alle porte dei vari matematici in giro per il mondo dicendo: "Ok, io per i prossimi 6 mesi sto da te, vivo con te e lavoriamo sulla matematica". Ha pubblicato una quantità mostruosa di articoli di matematica, 1400-1500 articoli, una barbarità. Non gli importava niente di avere soldi o beni materiali, lui gli regalava sempre i premi quando li riceveva e tutto quello che aveva ci stava letteralmente in una valigia. La sua grande peculiarità è che lui lavorava sotto effetto di anfetamine, si drogava per lavorare e riusciva a tirare 20 ore di lavoro in cui studiava i problemi più complessi della matematica. Attenzione, non guardate questo reel come una spinta a drogarvi, cioè non è che se io mi faccio l'anfetamina riesco a pubblicare 1500 articoli di matematica.